Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Door the Insignia, un gioco uscito su Steam a novembre di quest'anno ed è il terzo capitolo di una serie. Il primo c'era Doors, poi è uscito Door 2 e adesso siamo giunti al terzo capitolo. Noi partiamo da questo perché è l'unico che sono riuscito a procurarmi ed è un gioco pieno di enigmi dove si vagherà per il mondo e ogni enigma alla fine riporta comunque a una porta. Ma andiamo a vederlo, lo analizziamo anche dal punto di vista degli effetti sonori, insomma, nel complesso. Il gioco costa 9,99€, in realtà con 16€, grazie alle offerte che ci sono di recente, potete prenderli tutti e tre. Quindi adesso andiamo a vedere questo. Io noto già subito che il menu è abbastanza rudimentale. Io clicco per aprire piuttosto che avvicinarmi e vedermi la porta aprire, perché sì, preferisco. Non puoi trovare la risposta, vai un po' più vicino. Se non puoi trovare la risposta, vai un po' più vicino e guarda quello che ti circonda. Questa è una massima che il gioco ci dà all'inizio. Graficamente è un low poly, quindi pochi poligoni, insomma. E le ambientazioni cambiano tantissimo perché anche Door 2 è figo perché... più un'ambientazione non desertica come questa, ma autunnale, che ricorda anche vagamente The Witness. Comunque, cerchiamo di capirci qualcosa, cerchiamo di capire che cosa sono le varie cose. Bello e notevole il fatto che si vedano anche le gambe, e non l'avrei messo per scontato neanche un po' con un'ombra molto bella, perché di solito qua si vaga e non si vedono manco le gambe. E devo dire che è molto, molto carina come cosa. A me serve poco per comprarmi, insomma. Allora, primi per tradurre. Intanto voglio dare un'occhiata solo perché prima non c'erano le opzioni, ma non credo ci sia la lingua selezionabile. Però aumentiamo l'anti-aliasing perché mi piace anche avere un livello grafico piuttosto alto. Vediamo. Primi per tradurre. Ok. Ma non mi traduce niente. Diamo un'occhiata anche ai controlli, così diamo... niente, clicca e basta, alla fine. Allora, premi per tradurre, premi per tradurre. Ma io premo, ma non mi traduce niente. No, non riusciamo a vedere niente, probabilmente ci servirà qualcosa. Ok, exit at the door number one. Non lo so. Allora. Io tengo premuto. No, più che altro perché anche se è in inglese... Ok, vabbè, apriamo questa e vediamo. Exit at the door number one. Vediamo un po' cosa c'è scritto. Press to view int. Ok. Ricordati che i numeri sono ruotati. Non ho idea se qualcuno leggerà mai questo, ma le mie memorie di questa storia devono essere scritte sotto. You are lost. Ah no, ho perso. Ok, devo seguire le istruzioni. Sono morto subito. Si muore pure qua. Niente, ripartiamo da capo allora. Andiamo un po' più di corsa, tanto... Allora, door number one. Ricorda che i numeri sono... No, ancora! Mi è andata proprio a culo prima allora, eh? Ah, ok. Sarà cambiato ancora, mamma mia. Vediamo. Lo stiamo esplorando insieme, quindi... Allora, exit at the number 4. Ok, ok, 4. Ok. Più int, i numeri sono ruotati. E qua cosa dice? Exit at the door number one, quindi questo è l'1, quindi usciamo questa, ok, interessante, speriamo di arrivare a un checkpoint. Esci alla porta numero 3, qua però c'è un consiglio, dice che sono speculari forse. No, l'int arriva tra... ah, è come l'escape room, quindi dopo un po' vi danno i consigli. Negative space, dice exit at the door number 3. No, perché? Boh... Io spero che salvi a un certo punto, perché se no qua continuiamo a fare la stessa cosa. Allora, andiamo dai disparati. È intrigante come cosa. Esci alla porta numero 3. Ok. Let's go. I numeri sono ruotati.
Quindi esci alla porta numero 4, che è questa. Ok. Esci alla porta numero 3. Ah, probabilmente io mi sono fatto ingannare da questo che in realtà è un 1, quindi devo guardare questa. Quindi questa. Eh sì. Quindi il consiglio me lo uso adesso. Esci alla porta numero 7. Qua meno 5, meno 3, meno 4, meno 2. Come diceva il consiglio all'inizio, guarda. Ok, 10. È fighissimo, 10. Devo uscire dalla porta numero 7, quindi 10 meno 3. Sì, l'ho rischiata, proprio. Mamma mia. Esci alla porta numero 1. C'è qualcosa là in fondo da leggere? Cazzo, non si legge, non posso neanche saltare. Sono arrivato qui. No, vabbè. Vediamo il consiglio. Il numero è diviso in due parti. Ok. Quindi devo uscire dalla porta numero 1. 1, eh? Quindi questo è diviso in due parti. Quindi credo sia la parte nera, scura. Infatti questo è un 3. Questo è un 1, direi. E devo uscire alla 1, quindi credo sia questo. Però andiamo a vedere comunque. Questo è un 4. E questo è un 2 o un 5, insomma. Quindi io direi che senza dubbio è questo. Ok. Speriamo. Adesso qua non si riesce a tradurre, probabilmente. Perché non abbiamo ancora le conoscenze necessarie per poterlo fare. Sapete che è intrigante? Dovremmo conoscere un po' questo alfabeto per poter tradurre. Intanto vediamo c'è un testo. Perché questo posto ha così tante porte? Ogni singola di essa è una parte di un enigma di qualche sorta. Perché qui non ne ho idea. Vabbè, esci alla porta numero 5. Allora. Sì, certo, però. Mo' come capisco qual è la porta numero 5? Sono 5 porte. 1, 2, 3, 4. Vediamo il consiglio, così magari iniziamo a capire un pochino. La risposta è il numero di dita. Non pirla, perché effettivamente potevo anche arrivarci. Cioè, ma che pirla che sono, però. Allora, cosa si va di qua? Oddio, si apre il mondo qui? Allora, vediamo un po'. Esci alla porta numero 6. Allora, numero 6. I numeri non importano. Quindi il 3 è uguale a 5, il 4 è uguale a 4, il 6 è uguale a 6, il 7 è uguale a 3. 3, più o meno. Sì, ma 1, 2, 8, 9. Quindi, cazzarola, c'è qualcosa qua dietro. Vediamo cosa c'è qui. Un salvataggio, magari. No, sono tornato qua. Torno qui. Ah, ok. Cioè, ma mi sono perso, sono arrivato da Laio. Ah, ok, si è aperto tutto un po' modello The Witness, guarda che roba. Graficamente è carino, eh. Low poly così, no, non mi dispiace, mi ricorda anche un po' quel gioco Iron Ear. Per quanto non c'entra niente con Iron Ear, però me lo ricorda un po'. Non si può saltare, ecco, ve lo dico, quindi. E qua abbiamo un'altra porta. Vediamo un po'. Chi ha costruito questo? E che cosa si aspetta? Cosa mi aspetta dietro questa tremenda porta? Dovrò toccare un simbolo? No, si aprirà poi in seguito a qualcosa che faccio, magari. Posso saltare giù? Sì, penso. Ma non voglio. Sì, proviamo. Non succede niente. Allora, siamo arrivati qua. Abbiamo questo portale aperto.
che ci porta da... Allora, di là siamo arrivati. Entriamo qui e vediamo cosa c'è qua dentro. Perché, perché no? Questo è... Ah, questo qua è l'inizio. Ok, con tutte le porte che abbiamo aperto. Fantastico. Quindi possiamo morire tranquilli. Come si dice? Cerchiamo di capire allora che cosa dobbiamo fare con questa porta. Anzi, in realtà, tornando indietro, troviamo anche questo enigma e proviamo a darci un'occhiata. Perché... Allora, esci alla porta numero 3. 1, 2, 3. Fammi vedere il consiglio. Dai un'occhiata più da vicino ai numeri. Eh sì, visti da lontano sembrano così, ma in realtà non è vero. Vediamo, bisogna vedere... Allora, dice di uscire alla porta numero 3, quindi dobbiamo trovare la porta numero 3, che credo sia questa qui. Questa qui. Sì, infatti. Mamma mia, cioè, anche pensare a un enigma del genere. Non possiamo ancora tradurre niente di tutto questo. Let's go. Andiamo avanti. Stiamo andando... sempre più in alto. Allora, noi siamo arrivati da là e non sapevamo che porta aprire dall'altra parte. Allora, siamo usciti da quelle porte lì, non sapevamo aprirle. Anche se in realtà da qua potremmo notare che comunque saremmo finiti oltre queste porte, saremmo finiti in un'altra scelta. Probabilmente finiva questo ramo dell'isola. Vabbè, isola, chiamo isola, ma... Allora, che cosa sono tutti questi... Cosa c'è su tutti questi numeri? 96. No, è al contrario. Sarà speculare. 60... No. Ma... che poi questo è un numero al contrario. Allora, esce la porta numero 1. Diamo un'occhiata al consiglio qua, perché non vorrei mai morire. Trova l'intersezione di tutti i numeri sulla porta. Allora, praticamente intersecando i numeri, questo viene 88. Cioè, scusate, 8. Devo uscire alla porta numero 1. Intersecando i numeri. Magari intersecando le parti più aperte. Cioè, più aperte. Più chiare. Non lo so. Sta diventando... Sembra quasi un test di intelligenza questo. Direi che la porta 1 è questa. No. No. Vabbè, ripartiremo da qua. Ah, siamo ripartiti da qua, per fortuna, ok. Da qua, dove eravamo prima? Sì, dove dovevamo guardare le porte. Sì, vabbè, ripartiamo dall'enigma prima. Numero 4. Questo è un 3. Questo è un 1. E questo è un 4. Ok. E finiamo ancora dove eravamo prima. Vediamo di cercare di capirci qualcosa. Non è un gioco per tutti, ma per gli amanti del... A questo punto mi viene Myst. Ma più che Myst, direi un Talos Principle. The Room. Allora, intersezione dei numeri. Esce la porta 1. Ma quel cacchio è la porta numero 1? Cioè, ci sono... alcuni hanno 4 numeri, alcuni ne hanno... Allora, intersecando questi due, 1-1, e viene 1. Cioè, non è che si scappa, è quella che ho aperto prima. Fammi vedere, ma... Trova l'intersezione di tutti i numeri sulla porta. Guardate che bella anche la proiezione. Finders. Ok, lì non c'è niente. Intersezione, ma cioè bisognerebbe guardare in un certo modo, cioè, unendo questi e unendo quelli praticamente viene sotto sotto sopra sopra non lo so. Vabbè, comunque torniamo giù. Proviamo a tornare di là, cerchiamo di finire quell'altro, che non voglio lasciare indietro la prima parte di Enigma. Non so dirvi nulla, però, purtroppo,
sulla longevità di questo titolo. Conta il numero dei Dark Stick. Ah, ok. Numero 6. Allora, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alla porta 6, eh? Quindi è questa. Riconto per sicurezza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cioè, ma uno, la cosa che, l'obiezione che faccio è, come faccio a saperlo? Cioè, senza il consiglio, io muoio e torno qui e ne tento un altro a caso. Cioè, è un po' un try and error che è l'unica cosa che mi sento di criticare al gioco, perché può essere frustrante. Comunque, siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati qui. Non c'è più niente, però c'è. Siamo arrivati da là. C'è però un passaggio di qua che ci fa prendere un pezzo. Ok, la runa 9 abbiamo preso come obiettivo di Steam, quindi tecnicamente io credo che abbiamo preso una runa che va sulla porta là in fondo di quel portone là, o direttamente sopra. Quindi in teoria dovremmo andare in altri posti e aprirne e scoprirne altri enigmi. Perché tecnicamente ne abbiamo preso uno e dovrebbe essersi tipo cancellato o inserito. Boh. Vediamo adesso, non so che forma avesse quello che ho preso, però secondo me è tutta una cosa che poi ci serve alla fine. Poi a me piacciono molto queste cose dove si aprono porte, si scopre cosa c'è dietro, eh. Quello assolutamente. Però il mondo è fin troppo ampio in questo momento. Provo ad andare da questa parte, vedere cosa c'è. Se trovo altre porte. Però il gioco si chiama Door, quindi. Graficamente ho detto non è male. Se guardate il DOS, cioè il primo che si chiama DOS, è molto più essenziale, però carino anche lui. Il 2 è quello più che mi ispira di più perché è più autunnale come colori. Con gli alberi, insomma, sembra The Witness. Esce la porta 2. Qua non ci sono. Ricorda i colori. Ah, ricorda i colori. Figo questa cosa. Allora, 2 rosso. 2 rosso, merda. 2 rosso. Esce la porta numero 4. Porta numero 4. Il 4 era verde. Peccato che avrebbero dovuto chiuderla. No, perché? Allora, ricorda i colori. Esce la porta numero 3. Ricorda i colori. 3 e il blu. Ok. Esce la porta numero 4. La 4 era gialla. Era verde. Era verde. Errore mio. Ho sbagliato io come un pirla. Mixing paint. Esci alla porta 5. Ricorda. Mi ricorda un gioco che giocavo quando giocavo con mio figlio. Caro Oliver, se solo conoscessi, sapessi quanto mi manchi. Allora, esce la porta numero 5 e le porte sono 4. Aggiungi i colori. Ah, per aggiungere. Ok. Allora, torniamo in da io. Anche se in realtà sarebbe stato figo non far più accedere indietro a questo. Vabbè, comunque, questo era il blu. Dobbiamo fare la porta 6, no? La porta 6, direi 6. Quindi il giallo, no. Questo 3, 3 più 3, 6, no. L'unico modo di fare 6 è 5, che non. No, di fare 5, no? 5, quindi è 3 più 2 o 4 più 1? Il blu. Sì, perché 4. No, il verde. Il blu è più giallo. Blu più giallo fa verde, no? C'è, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Cerchiamo di capire. Nero, viola. Allora, dobbiamo uscire con la porta numero 5, quindi 5 è 3 più 2 o 4 più 1 3 più 2 o 4 più 1. Allora, il giallo con il verde schiarisce, diventa arancione forse, perché invece il blu più il rosso, il blu più il rosso diventa viola. Io farei viola. La logica, sicuramente uno dei due, viola per forza. Ok. Abbiamo un altro save e abbiamo una biforcazione, quindi abbiamo. Ok.
Facciamo di qua, vediamo cosa dice. Exit at the door number 6. Vediamo l'aiuto. Aggiungi il colore al numero. Aggiungi il colore al numero del colore della porta. Only penguin. Esci alla porta numero 6. Numero 6. Boh, provo di là. Vado di là. Ovviamente dobbiamo aspettare tot secondi prima di un altro suggerimento, però. Exit at the door number 4. E che il fatto che non so se corsia resetta o meno. Perché qua non ho capito. Aggiungi il colore del numero al colore della porta. E sono d'accordo. Per uscire alla porta numero 6. Alla porta numero 6 io come faccio a saperlo? Cioè il numero del... Cioè c'è qualcosa qua intorno che mi fa capire che qual è la porta numero 6. Perché... Allora, alla porta 6, ma cioè non dovremmo mica tornare indietro, perché per fare 6... dovrei fare lo screen e capire... Ma no... Boh. Cioè andiamo a caso adesso, perché... Sicuramente devo guardarmi intorno, come dice il gioco. Allora, aggiungi il colore del numero al colore della porta. Ma che vuol dire? Il 4... Questa... 1 più giallo. Rosso giallo... E sarebbe da capire quale corrisponde al numero 6. Che il 6. Il 6 era 4 più 2. Allora, 4 più 2. Riproviamo, cioè io vaneggio adesso però. 4 più 2 è verde più rosso. 4 più. Verde. Viene violetto, no? Verde. Arancione, quindi questo, sì, cioè, vabbè, boh, mi sento un po' fortunato in questo aspetto, ma va bene. Aggiungi il numero del colore, il numero che porta colore. Sta diventando veramente un ramo che non mi piace molto questo del mix dei colori, perché non sono proprio un drago. Però, vabbè, intanto facciamo una prova, io non prendo una a caso, prendo questa blu che mi piace e muoio. Vediamo da dove ripartiamo. Fa anche fatica a capire... Ah, ok, ripartiamo da qua. Riprendendo invece... Ma... Siamo tornati dall'inizio. Abbiamo ricominciato da capo. Porta numero 2. Ah, ci ha fatto rifare tutto. Dovevamo prendere il teleport. Adesso cerchiamo di arrivarci. Lui guarda il numero sulla porta. Nel precedente. Porta numero 2. La 2 è rosso. Poi. Questo era il 5. No, ha cambiato. La porta numero 3. Mannaggia. Mannaggia, porta numero 3. Vediamo allora, 2 più 1. Cazzo, non mi ricordo più che colore era questa. Blu, verde, giallo. Blu, verde, giallo era. Giallo, quindi 3. Giallo più rosso, arancione. Ok, siamo tornati qua. Vediamo se riesco a prendere questo. Sì, si torna sempre. Ah, ok, ne abbiamo sbloccato un altro. Ottimo.
Quindi probabilmente adesso abbiamo salvato la partita, quindi nel caso in cui dovessi sbagliare di nuovo, dovrei partire da lì, credo in teoria. Vedete anche qua lo schermata, diventa interessante perché poi si entra nella miniera, insomma ci saranno comunque sempre delle porte da aprire per noi. E comunque questo cambia sempre, quindi o continuate a entrare, tentare, oppure cercate di risolverlo come stimolo alla vostra... per la vostra mente. E ricorda più un test di intelligenza questo gioco, più che altro, cioè non è il classico ragiona, cioè fai vedere quanto sei smart e dinamico a livello mentale. Il gioco non è assolutamente male, vale quello che costa 9,99, secondo me sì. Anche questa musica più orientale, hanno cambiato l'ambientazione rispetto ai primi due. Io spero di avervi fatto una cosa gradita, di avervelo portato. Ora attendo i vostri pareri qua sotto nei commenti. Noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!